In questo nuovo video vi voglio mostrare una novità dell'aggiornamento di settembre di JAWS 2024, il cui comando Picture Smart Insert Spazio P Invio, che come ricordiamo comprende il contesto ed utilizza la funzione Picture Smart più appropriata per descriverci le immagini, è diventato ancora più performante. Perché? Perché ora abbiamo la possibilità di farci descrivere dei video da YouTube, nonché le slide di PowerPoint. Quindi, se noi stiamo facendo partire un video, stiamo riproducendo un video su YouTube e premiamo questa combinazione tasti, ecco che JAWS in automatico comprende questo e ci descrive uno screenshot dalla posizione corrente. Mentre su PowerPoint ci descrive la slide in visualizzazione sullo schermo, cosa che ricordiamolo, potrebbe essere molto più accurata rispetto al semplice visualizzare il testo della slide, in quanto se visualizziamo il testo della slide e basta, non abbiamo tutte le correlazioni visive che ad una persona vedente sono apparenti a colpo d'occhio. Quindi andiamo a vedere come funziona. Adesso io ho un video su YouTube. Con Insert T premuto due volte mi assicuro che la finestra sia a pieno schermo. Sette ho ingrandita sullo schermo 1. Sì. E questo è un video dove William fa vedere come leggere attraverso Orca My Eye. Lo faccio partire con la K. K, questo. K. 0,00 minuti 10 secondi di 1 minuto e 21. Ecco. Mi era scattata una foto. Ok, adesso il video sta E poi? andando. Io faccio Insert spazio. L'elaborazione del K. testo. P. Picture Smart. Invio. Ci fermiamo in qualunque P. Picture momento. Smart in corso. Aprendo la 7 orca. mano davanti. 0 minuti. Lo fermo perché altrimenti continua a parlare. Adesso. L'immagine mostra una persona di profilo che indossa occhiali neri e una barba. La persona tiene un libro aperto in mano e sembra concentrata sulla. K. Lettura. Sullo sfondo bianco si vede anche una parte superiore della schermata di YouTube con un video aperto, il cui titolo è 17 secondi di 1 minuto. Il video sembra riguardare l'argomento Vision Devotor Cam. Link fai domande su questo. Ecco, come avete visto, ci ha mostrato ciò che il video stava facendo vedere. Possiamo eventualmente far scorrere il video ancora un Escape. po' Sette, sette. davanti al testo in modo da indicare il gesto di alt, di stop. Ecco, 0 lo minuti 20. fermiamo qua e facciamo di nuovo Insert Spazio KK, P Picture Smart P. Picture Smart. Invio e vediamo cosa ci dà adesso. L'immagine mostra uno screenshot di un video di YouTube. Sullo schermo c'è un uomo barbuto che indossa occhiali e un cappello di profilo che tiene un libro aperto vicino a una parete bianca. La mano di lui tocca la pagina del libro come se stesse leggendo o esaminando il testo. Nella barra di ricerca di YouTube si legge Vision Devotor Cam. La barra superiore del browser mostra che sono aperti diversi siti web, tra cui Facebook e Twitter. No, non è vero perché l'unico sito che ho aperto è quello di YouTube, però Link file domani. ecco che abbiamo visto cosa il video ci mostra. Possiamo fargli una domanda del tipo: Link file domande su questo invio. Digitate. descrivimi Descrivi meglio Stefan. Velo. gli I. occhiali Occhiali. della De. persona. Persona. Invio. Descrivimi meglio gli occhiali della persona. Gli occhiali della persona dell'immagine hanno una montatura nera e sembrano essere a forma rettangolare. Da uno dei lati dell'occhiale sporge un piccolo dispositivo accessorio, probabilmente una videocamera o un sensore, possibilmente alludendo a un dispositivo assistivo come Orcam. L'obiettivo del dispositivo è scuro e si trova appena sopra la lente dell'occhiale. Ecco che lui ha esattamente indovinato che si tratta di Orcam montato sulla astina degli occhiali del nostro collega William. Ora facciamola una prova. Andiamo su PowerPoint. 7 Orcam tutorial come le Ops 30.2 6alberi.ppsx PowerPoint Ok. 6 alberi. Ci assicuriamo che si è ingrandito. 6 ingrandita sullo schermo. Facciamo partire la presentazione con F5. F5. Diapositiva 1, col 1. Andiamo avanti. Diapositiva 2, introduzione. Introduzione, elenco di 11 elementi. Elenco puntato alla struttura ad albero. È una struttura dati fondamentale, soprattutto nella progettazione e nell'analisi degli algoritmi. Elenco puntato questo tipo. Elenco. Ok, questa è la slide che ci interessa. Quindi adesso facciamo Insert Spazio Spazio. P Picture Smart. Invio P. Picture Smart in corso. e lui descriverà la slide. File system di sistemi operativi. L'immagine è una diapositiva che spiega la struttura ad albero come tipo fondamentale di struttura dati, particolarmente utile nella progettazione e analisi degli algoritmi. Vengono elencati vari esempi di alberi utilizzati nella vita quotidiana. Alberi genealogici. Alberi degli incontri in tornei di tennis.
Alberi per rappresentare organigrammi aziendali. Alberi per analisi sintattica dei linguaggi di programmazione. Indici di tesi di laurea. File system di sistemi operativi. Struttura militare dell'esercito. Vuoto. Si menziona che l'albero è un caso particolare della struttura datigrafo. Link file domande su... Beh, direi che la descrizione è stata piuttosto accurata e precisa. Con Escape chiudiamo la descrizione. Escape. Elenco puntato questo tipo di... Eccoci qua. Come avete visto, per l'appunto, con insert spazio P invio, ora se siamo su YouTube possiamo farci descrivere un fotogramma del video in riproduzione. E se siamo su PowerPoint, ora possiamo farci descrivere la slide attualmente in visualizzazione sullo schermo. Spero che questo video vi sia stato utile. Alla prossima. Se alberi.p7 orc.obs 30.